Eccoci. Ci troviamo all'ultimo piano, ovvero sia all'attico del palazzo costruito da un famoso architetto del Novecento milanese, Luigi Cacciadominioni, in Piazza Carbonari. Questo è un palazzo un po' particolare che attira l'attenzione dei milanesi per le sue forme esterne, ma noi qui ci troviamo dentro. Ci troviamo dentro all'ultimo piano che è stato restaurato da noi negli ultimi 2 anni, direi. E questo è tutto un po' una storia particolare ed è anche una storia di coincidenze. Nel senso che, ad esempio, se noi guardiamo, se guardi un po' verso fuori dalla finestra, verso qui in fondo, vedrai le prime coincidenze. Quando Cacciadominioni nel 59-60 tira su questo palazzo, ecco, di tutti i grattacieli che vedete qui davanti, ce n'era, che cosa c'era? C'era in costruzione il grattacielo Pirelli, il grattacielo di Piazza Repubblica, Torre Breda, quello con il tondo e l'antenna in cima, che è il più antico grattacielo di Milano vero e proprio, e poi la Torre Galfa, che adesso vedete molto cambiata negli ultimi anni. Tutto il resto non c'era nulla. Tutto il resto è un po' un caso. Ad esempio il grattacielo di Regione Lombardia lo vedete quasi allineato a questa casa, semplicemente perché questa casa fu costruita allineata a questa fila di tetti che erano le villette del quartiere Maggiolina, costruite negli anni 20 lungo la via Restelli. Oggi la via Restelli è diventata un parco e là in fondo il grattacielo di Regione Lombardia casualmente si trova allineato a questa casa. Cacciadominioni era uno curava tutti i dettagli, aveva la sua squadra di tecnici, di operai, alcuni lavorano ancora qui dopo 60 anni, sì, il signore che fece le porte ha quasi 80 anni ed è lui che si è curato del restauro delle porte di questa casa. E quindi cosa faceva? Dava istruzioni dettagliatissime sul muro di questo palazzo, disegnò i camini che sono una delle particolarità di questa casa, camini, pensate nel 60 un camino d'acciaio, è una cosa marziana, una cosa avveniristica al massimo. Cacciadominioni, che amava molto sperimentare, in una casa super borghese come questa inserisce 2 camini d'acciaio, uno per il marito, uno per la moglie, perché tutta la logica di questa casa era la logica di una coppia di gran signori, una coppia alto borghese che avevano chiamato l'architetto a costruirgli una casa moderna e classica nello stesso tempo per le loro necessità. Questo è il quanto. Certo, in questa casa rimangono diverse cose, rimangono diversi pezzi unici. Uno dei pezzi unici è questo stranissimo corridoio che adesso vorrei farvelo vedere chiuso. Sono tutte porte, sembrano tanti armadi a muro, ma in realtà alcuni sono armadi. Vi faccio vedere il porta papillon, credo che abbiamo l'unico porta papillon di Milano. Ecco, non ci sono i papillon, ma questo è un porta papillon con il conseguente porta ombrelli, perché qui ogni cosa, ogni dettaglio era pensato. Altre invece sono porte che portano in altre stanze. Questa era la stanza dei padronale, che in realtà attualmente è la stanza di un adolescente, perché i veri padroni sono gli adolescenti, come si sa al giorno d'oggi, e quindi con la sua grande, enorme finestra che guarda la nuova Milano, la nuova e anche la vecchia Milano, financo ad avere un bagno. Ecco, noi qui abbiamo fatto un restauro in cui non abbiamo cambiato niente. Questo bagno è esattamente come lo fece Cacciadominioni, totalmente, con questo gioco di specchi, che serviva, pare, a pettinarsi i capelli per la signora, piuttosto che con tutti gli armadi, tutti disegnati uno per uno e realizzati per questa casa. Qui dentro ci saranno i cosmetici di una teenager. Tenete conto che tutto è stato costruito ed è tutto originale del 1960-61.
abbiamo semplicemente fatto come dire, una lucidatura, un restauro, eccetera. Questi sono degli elementi della casa. L'ultimo elemento per cui questa casa è, no, diciamo, un po' particolare è la parte... Ecco, noi siamo nella parte dell'abitazione. Poi c'è una grande parte dedicata alla servitù. E le due parti praticamente erano separate. Tant'è che noi abbiamo appunto conservato esattamente quello... gli esterni che c'erano. Noi siamo in una cucina dove noi abbiamo cambiato quasi nulla. Sì, certo, i mobili sono moderni, ma lo scolapiatti è lo scolapiatti disegnato dall'architetto. Per dirvene una, come andava la vita in una casa della alta borghesia degli anni 50-60, la servitù entrava da un ascensore separato rispetto a quello dei signori, e quindi entrava dal suo ascensore, usciva dal suo ascensore, e i due mondi si incrociavano il meno possibile. Il bow window, che è sicuramente una, come dire, un divertimento dell'architetto, aveva come obiettivo quello di permettere alla cameriera di attraversarlo, sbucare di nuovo nel salone, area pranzo, servire il cibo e sparire nelle sue stanze. Questa è un po' la vita di questa casa negli anni 60. La parte pubblica della casa è segnata da questo pavimento, che è un grande seminato, con questo disegno figurativo dei pavoni, ed è un pavimento che... è un pezzo unico, come molte cose in questa casa sono pezzi unici. Sempre come livello di divertimento, diciamo che questa casa ha la particolarità di avere quattro viste su Milano, quattro viste tutte diverse. Questa è la vista, ad esempio, su un quartiere che è più antico di questa casa, il quartiere della Maggiolina. Tanto per chiarirci, questa è la vera Maggiolina originale, non il villaggio dei giornalisti che sta di là. E questa casa, quartiere costruito nel 1120 per i ferrovieri, direi, è un quartiere che poi si è conservato quasi in ottime condizioni perché da un po' di anni è tutelato, e per dirvene una si chiama della Maggiolina perché lì in mezzo c'era la cascina Maggiolina, questi erano i prati della Maggiolina. E per dirvi dei misteri di Milano, c'è un'unica via che è obliqua, la vedete? Perché è obliqua se tutte le altre sono a scacchiera? Semplicemente perché lì sotto corre il misterioso fiume Seveso, che si butta poi nel naviglio della Martesana, là in fondo, in via Carissimi, all'incrocio con via Gioia. Quindi tante cose che succedono in questa... ruotano intorno a questa casa. Ecco, questa dimensione di una casa che racconta tante storie è quella che sicuramente, oltre che i suoi contenuti, mi hanno affascinato, mi hanno convinto a fare questo acquisto. In realtà questa è una casa che viene utilizzata molto per film, pubblicità, set fotografici, perché ha delle caratteristiche che lo permettono. Adesso a Milano è un po' nota perché ci hanno girato Monterossi, è la casa di Carlo Monterossi, la serie tratta dai libri di Alessandro Rovecchi, che hanno girato pochi mesi fa e che potete vedere su Amazon Prime, video, pubblicità. Questo è il quanto, è quello che volevo raccontarvi, e l'abbiamo aperta in questo, per la prima volta in questo fine settimana. Ma da qui in avanti faremo sicuramente delle aperture speciali o delle mostre all'interno della casa. Grazie a voi e arrivederci magari in Piazza Carbonari.